D'accordo, andiamo a prendere un altro cristallo, forza. Un attimo, ragazzi, perché corriamo? Perché corriamo, secondo te? C'è un altro cristallo nelle vicinanze? Ma a parte di storia, i cristalli io li posso trovare ancora in giro? Perché qualcuno di voi nei commenti mi ha scritto... Certo che è una bella discesa, non c'è che dire. Una bella caduta, vorrei dire. Perché qualcuno di voi mi ha detto che i cristalli devo fare attenzione perché sono anche ben nascosti. Quindi una parte di me a questo punto pensa di aver fatto benissimo ad aver preso il potenziamento che ce li ingrandisce. Perché almeno se li vedo magari dietro un angolo so dove si trova. No, aspetta. Che bello il dettaglio che sulla neve se facciamo la pan... Ma smettila. Se facciamo la panciata ci lascia il segno sulla neve. A parte chi lo immagina... Guardalo qua. Chi lo immaginava che in quel punto c'erano le mele. Cioè, la fortuna proprio. Essere morti è stato quasi una fortuna questo giro. Sid, ci sarebbe un altro cristallo, ma è attaccato a una sporgenza. Il che non è un problema. Il problema è che è sorvegliato dagli uccelli. Imbecilli? Uccelli, imbecille! Sono Dodo? Sono Dodo. E questa è una palla di neve? Passa sopra le palle di neve per raccoglierne un po'. Premi cerchio per lanciare le palle di neve, d'accordo? Quanti proiettili abbiamo? 10. E adesso beccati questo. Entra in azione. Ah, Dio mio. Ma scusami, giusto curiosità. Ok, posso schiacciarlo. Frittata di Dodo. Doppio colpo. Ah, peccato, se n'è andato via subito l'altro. Aspetta, aspetta, cosa faccio con triangolo? Fermo, mi sa che posso tipo raccoglierlo e lanciarlo via. Allora, calmi un attimo, perché qua c'è una fragolina che vado a prendere per ricaricarmi. Grazie. Oh, ma nel primo film i Dodi non erano gli ultimi rimasti, quelli lì che abbiamo ucciso per un melone? Ah, volevo vedere cosa facevo. Raggiungi Crash e Daddy, ok. Volevo vedere cosa facevo con triangolo, uffa. Allora, prima di avanzare con Crash e Daddy, fatemi raccogliere un po' di roba qua in giro. E tra l'altro nei commenti ancora mi avete detto che le mele sono sostanzialmente punti. Niente più, niente meno. Che va bene così, però non ci avevo fatto caso che mi davano altri punti le mele. Vediamo, quanti proiettili posso portarmi dietro? Solamente 10? Cavolo. Va bene tutto, ma sono un po' pochi. E ok, allora, Crash e Daddy, voglio andare da questa parte, visto che la grotta è chiusa. Beh dai, è stato facile prenderlo questo. Avanti, Crash! Continua così! La madonna, avanti, quanto è attaccato quell'albero! Sempre che sia il tuo vero nome. Premi L1 per attivare la modalità mira. Ok, questo è facile. Sì, ok. Se mi facesse mirare, volentieri però. Ma non mi fa mirare in alto. Come dovrei fare? Ho capito, lanciare la palla di neve contro il coso, ma non me lo fa fare. Gioco, gioco. Oh, c'è un problema di fondo. Ok, no, non era il gioco che si era buggato, ma un aggiornamento di PCSX2 mi aveva per qualche ragione annullato l'analogico destro sopra e sotto. Non chiedetemi il motivo, non lo so neanche io. Ah, posso raccoglierlo per davvero? Madonna mia, che lancio. Ok, visto che dobbiamo colpire quel cristallo, allora io vado da questa parte prima. E infatti, guarda un po', ho trovato una pera, che sono 50 punti. Abbiamo un giro fortunato, 777. Ok, dai, meglio così. Forse aver ricaricato questa parte almeno ci ho fatto trovare più roba. Ok, adesso posso mirare con cura. Ecco fatto. Che stronzi. Oh no, un altro dodo! Siamo state individuate! Oh! Correte! Noi baderemo al cristallo. Tu occupati di quegli uccelli. Fammi indovinare. Loro mi lanciano le uova e io devo colpirli con le palle di neve. Ed ecco fatto, io spammo. Tanto di palle di neve ce ne sono quante ne voglio, giusto? E tra l'altro c'è anche la mira automatica. Aspetta. Ok, guarda, lo immaginavo che ci fosse qualcosa. Aspetta lì tu, che prendo un po' di ciliegie. Grazie.
No, di qua. Preso. C'è qualcun altro? Certo che c'è. Qualcun altro. Ancora vivo sei tu. Preso. Vieni qui. Arrivo, arrivo. Eccomi qua. Hai mai visto un cristallo così perfetto? Sì, ma non ho mai visto una grafica così abbassata. Sono riuscito a prenderlo. Sai, sono soddisfatto. Sono proprio... soddisfatto! Guarda, lo immaginavo che c'era la parte scivolo adesso. Però mi sa che è automatica. Attenzione! Ta-dan! Cristallo. Da parte dei tuoi fratelli, con affetto. Ragazzi, mi viziate! Quasi compensa le sciocchezze che fanno. Ok, senza quasi. Non c'è qualcuno che vuole viziare anche me? Che ha fatto tutto il lavoro? Ah, ma è a livello... Oh, è a livelli questo gioco! Non lo sapevo! E scusami, a saperlo, cavolo, lo scorso episodio lo finivo direttamente quando finiva questo. Ah, beh, buono da sapere adesso, dai. Bentornato, signor Spendaccione! Signor Spendaccione. Ma scusami, ma a questo punto gli oggetti che io compro in ogni livello valgono per sempre o valgono solamente per il livello in cui siamo? Vabbè, a questo giro abbiamo preso tutti i cristalli, insomma. Piccola pesca, uno dei metodi di tuo padre per stare lontano dalla mamma, e cioè per tenersi occupato mentre aspettava la tua nascita, è stato quello di preparare queste sorprese, tra cui un bel parco giochi per te. Ma come? Ma dato che c'era molto da fare, ha chiesto a me, tuo zio Sid, di dargli una mano. A ripensarci, forse zio Sid non è stata la scelta più saggia. Forse no. Ehi, hey Sid, grazie per l'aiuto, davvero. Vedi, ho costruito questo fantastico parco giochi. La piccola sta arrivando, mi serve qualcuno che controlli che tutto sia a posto. Qui la nostra bimba potrebbe giocare solo a papà ti porta dal dottore. Beh. Ho sentito. Cosa può fare il zio Sid per te? Beh, vediamo. Devo fare il manutentore? Le potresti rivestire con delle foglie. Metti del fango su quelle rocce appuntite. Potresti anche sciogliere i ghiaccioli taglienti nella caverna. Ah beh. Oh, un pericolo davvero innegabile. Un posto sicuro già, per un figlio. Ma non tutti la pensano così. Potrebbero cercare di fermarti. Eh beh, certo, come fermare no. Fermare me, il paladino dei bambini. Che ci provino. Usa il fuoco per sciogliere i ghiaccioli. Ricopri le rocce appuntite con il fango e le altre con le foglie. Ma giusto per capirci, ogni livello esatto ha un suo nome, quindi a prova di bambino. D'accordo. Ma questo invece? Ah, è il negozio, certo. Quindi tutta la città. Allora, energia extra direi che non ci serve. Proiettili più grandi, sì, potrebbe non essere male, ma prenderò solo il meglio per i clienti. Più proiettili. Ma più che altro sono curioso di questo. E questi cosa sono? Sblocca la riproduzione parlato e pack parlato. Sblocca la riproduzione musiche pack e uniche. Ok, quindi sono cristalli extra. Ottima scelta. Solo il meglio per i clienti okay. Di Tony lo svelto. Ok, va bene. Ma tipo le foglie. Ok, questo è fango. Oh, aspetta, aspetta. Ho visto, esatto, un altro cristallo. Viola, tra l'altro. Come ci arrivo? Saltando? Saltando. Meno male che abbiamo messo il coso dei cristalli giganti, oh. Scusami. I bambini impazziranno per questo parco giochi. Muori. Ok. Allora, no, il fango è per quelle lì alte. Le foglie come ce le lancio qui? Forse devo raccoglierle? Ma che bello, c'è un pupazzo di neve di Sid. E tu da dove esci fuori? Ok, 20 palle di fango. Mi sembra tutto ben coperto. Vabbè, vabbè. Un metodo un po' bizzarro per fare le cose. Ecco qua, aia. Maledetto. Allora, andiamo prima. Esatto, a coprire quello e dammi quel cristallo. Ecco fatto. Vabbè, ma in realtà è anche abbastanza semplice farle queste cose. Ecco qua. Altra pera. Però scusami, ma è una mia impressione o ci sono... Ecco fatto. Più rocce di quante tu hai bisogno. Forse me lo sono solo immaginato. Ecco qua. Vabbè, intanto beccati questo.
Grazie. Ora tutte le rocce sono coperte, posso dedicarmi. Affilate usa il fuoco per sciogliere i ghiaccioli. Ok, sì, ma io le foglie come le prendo? Perché le foglie sono qui. Manny, come le prendo le foglie? A meno che, fammi vedere. Ecco fatto. Immaginavo. Ora devo mettere queste foglie sopra le rocce. Sì, 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 ci arrivo, ci arrivo. Ecco, una. Adesso ha tutto la... Beh, ma così non è che sistemi il problema, così lo nascondi solamente. Cioè, il giorno che la bambina si lancia contro quel mucchietto di foglie, pam, sasso qua in fronte. Però io intanto mi prendo anche un po' di mele, grazie. Ah, ma posso raccoglierlo anche dagli altri mucchi, allora non devo neanche fare avanti e indietro. Facile così. Ecco fatto. Rocce sistemate. Bene, tutte le rocce sono ricoperte dalle foglie. Che faccio adesso? Andiamo a sciogliere il ghiaccio. Ecco fatto. È ora di sciogliere quei ghiaccioli? Arrivo. Qui dentro si congela. Allora, prima di tutto, ecco qua. Andiamo ad occuparci delle talpe, che a me sembrano continuamente dei ricci, però. Ecco fatto. Rosso ghiacciolo, vabbè. Ecco il fuoco cattivo. Animazione un po' particolare, eh. Ecco qua un altro ghiacciolo. Andiamoci a prendere pure la pera. Grazie. Altro ghiacciolino. Ma in ogni livello mi dicono quanti oggetti ci sono? Allora, sì. E quindi mi manca ancora un cristallo. Dove potrebbe essere? Allora, sai cosa? Facciamo un attimo di attenzione prima di rompere anche l'ultimo ghiacciolo. Ecco qua, grazie. Diamo un'occhiata in giro prima. Non mi sembra di aver mancato nulla in giro. Però non si sa mai. Ad esempio, in questa zona davvero non si può accedere? Si può accedere dopo? Oppure, scusami un attimo, fammi provare qua. No? Sai, per un attimo ci ho voluto credere. Forse è là dentro in quel recinto, ma ci possiamo arrivare dopo? Non lo so, proviamoci. Ecco qua, tutto risolto. Wow, Sid, ci sei riuscito. Tutto contento. Sradica dal terreno i ceppi frastuoni. Ok, va bene, quindi fammi... Scusami un attimo. Ok. Fuori dai piedi, castori. Fuori dai piedi, castori. Ma l'ultimo cristallo? Ok, vabbè, ma è una cavolata. Il parco giochi ha già un'aria più sicura. Dove potrebbe essere l'ultimo cristallo che ho missato? Sai che non lo so. Io intanto sradico tutto. A meno che il cristallo, l'ultimo, non appaia adesso che sradichiamo tutte le cose. Ecco fatto, anche l'ultimo. Che cosa è stato? Ma perché questi vengono a rompere le balle? Dovevamo chiedere a Carl e Frank di controllare il parco giochi. Ma povero. Ehi, prima non sono riuscito a muovere quelle rocce. Ma forse loro ce la faranno. Ho un'idea. Faccio parte anch'io di quest'idea? Se salissi su uno di loro, potresti guidarli contro le rocce. Ecco cosa succede ad alzarsi prima di mezzogiorno. Ha ragione. Lancia del fango contro i rinoceronti per farli caricare. Falli finire contro le pareti per stordir. Ah. Vediamo se hai rinoceronti. Allora, prima di tutto, il fango. Grazie. Così dovrei aver preso tutto. Esatto. Allora, fammi provare. Beh, non ho. Grazie per l'aiuto. Non ho neanche motivo di usarlo. Aspetta, 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 aspetta. Arrivo. Eccomi qua. Non lo farò. L per spostare i rinoceronti, tieni premuto qua per caricare sulle rocce. Ecco fatto. Facile, facile. Wow, calmo. Ah, fa male? No, è solo fango. Forza, bello. È stato facile. Che tra l'altro contro una roccia lui ci si è schiantato proprio da solo, quindi... Vieni, 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 vieni. Bravo. Questa parte qui è facile, facile, dai.
Ne manca solo una, ne manca solo una. Ehi, di qua. Vieni bello. Da questa parte, forza. Ah, di poco. Di poco. Vieni di qui. Tutto risolto. Non era Parco giochi per bambini. Non volevo fare accidenti. Oh, questo parco giochi è fantastico. La piccola lo adora. Bene, allora. Ma la se neanche è uscita ancora. Per questa. Una scultura di ghiaccio. Ma. Vabbè. Per la piccola sei davvero il miglior papà del mondo. Wow! Dove hai trovato le forze per controllare che tutto fosse a posto? Ehi, Sid sta bene? Oh, probabilmente sono rimasto stupito dal fatto che noi non facciamo parte della tua scultura di ghiaccio speciale. Oh. Beh, ha ragione però, eh. Ha ragione.